Vi giuro, mi avete fatto commuovere per un paio di minuti, ragazzi. Ma vi rendete conto del colpaccio che abbiamo fatto? Raga, abbiamo fatto una partita incredibile. Raga, credo sia al momento la migliore per la bruttissima stagione che sta vivendo il Brescia. Credo, raga, questa sia la migliore, dopo ovviamente quella in casa col Benevento, raga, ma... Ma avete fatto veramente commuovere, raga, cioè... Va bene che adesso, raga, sto registrando il video il giorno dopo perché ovviamente non ho avuto tempo perché la sera stavo già dormendo io. No, vabbè. Comunque, raga, Madonna, raga. Che partita! Che partita del Brescia! Abbiamo fatto il colpaccio nella squadra di Pippo Inzaghi. E godo tantissimo! Perché colpirla? Ha deciso di andarsene alla regina per 3 anni. 3 anni equivalgono a 3 pere. Che equivalgono a loro volta 3 punti. E sono 3 punti molto fondamentali. Perché una partita con la regina che era ottava. Però dopo gli hanno dato pure 3 punti. Raga, cioè, equivale. Raga, è tutta una roba, una logica. 3 anni con Pippo Inzaghi. 3 punti del Brescia e 3 punti di penalizzazione per la regina. Raga, è clamoroso. E per poco non prendevamo pure 3 pere. Però vabbè. Partita, raga, primo tempo, mamma mia, dominato dal Brescia, forse gli ultimi minuti finali ovviamente no, perché c'è sempre il momento in cui siamo stanchi e infatti abbiamo sofferto un pochino. E benissimo, Mangraviti, raga, la difesa oggi era veramente al top, credo. Juard ha fatto un'ottima prestazione, soprattutto verso gli ultimi minuti finali del primo tempo, che ha fatto un'entrata splendida nell'area di rigore perché ha fatto un bel cross. Menez, se non sbaglio, bravissimo a chiudere. Ci sta una raga, Madonna, ci sta una raga, un difensore che serve al Brescia perché il Brescia non ha molti difensori. Ecco, ci sta una, è uno molto fondamentale. Bene anche Yallo oggi, molto bravo Yallo sull'assist su Mangraviti. E raga, Mangraviti molto bene perché oltre ad aver fatto il gol del vantaggio, quindi già questo è molto. Ma ha anche fatto, ragazzi, un ottimo lavoro in difesa. Centrocampo così così, però dai, il 6,5 quasi quasi glielo darei al centrocampo, invece 8 nella difesa. Centrocampo 6,5 perché ci sono state delle occasioni magari che potevamo gestire meglio, per l'amor di Dio, le abbiamo gestite. Alcune non le abbiamo gestite, però la maggior parte sì. Però quelle occasioni che magari potevamo gestire meglio, diciamo che non le abbiamo appunto gestite molto bene. Madonna, l'attacco. All'attacco, raga, do 8. Do 8 all'attacco perché, raga, voi sapete che io vado matto di Pablo Rodriguez. Raga, ha fatto la miglior partita al momento del Brescia. Raga, Madonna. Madonna, raga, oggi che partita di Pablo Rodriguez. Oggi, raga, molto più veloce del solito, non so se... Ho preso qualche sostanza, spero di no. Ma raga, ma oggi era velocissimo, non lo fermava più nessuno. Poi, raga, scartava molte volte l'uomo. Adesso ha fatto, raga, il gol del 2-0, raga. Poi, vabbè, Andre Nacci, vero, mi sono dimenticato di lui, raga. Raga, 10 ad Andre Nacci darei solamente, raga. Ha fatto in secondo tempo di quelle parate, cioè già al 46esimo ha fatto tipo una tripla parata, se non voglio dire cazzate, che però dopo sarebbero state annullate perché c'era fuori gioco, raga. Però Andrinacci, raga, ha fatto delle parate che ci hanno salvato veramente il culo, ecco. Raga, Madonna mia, che partita. Ho sofferto più di loro, raga, fidatevi, ho sofferto più di loro mentre stavo guardando la partita. Ho detto, finisci sta partita, fischia, arbitro, fischia, niente. Finalmente ha fischiato e abbiamo vinto 2-1 a casa della regina, raga. E sono 3 punti molto fondamentali per la corsa salvezza. Perché adesso, ragazzi, ci troviamo anche in zona playout. Let's go, ragazzi. E forse, forse, lunedì 1º maggio si va a vedere Brescia-Cosenza allo stadio, ragazzi. Sfortunatamente, se dovessi andarci... Non ci sarà Pablito Rodriguez perché appunto era stato espulso al 94esimo, se non sbaglio. Perché non ho capito nemmeno io lì perché era espulso. Cioè, ha protestato. Sì, ma ha protestato e va bene. Non dovresti protestare, però. Cioè. Boh, vabbè. Detto questo, ragazzi, bello.